Adesso la parola all'assessore Melazzini. Io devo dirti, Mario, che noi proprio speravamo proprio molto in questa tua presenza qui oggi, perché sappiamo il rigore, la concretezza che stai portando avanti nel tuo mandato e quindi sappiamo anche quali sono i passaggi che dobbiamo cercare di aiutarti a risolvere, perché problemi non ce ne possono essere, problemi, quando intendo problemi, interruzioni, difficoltà che si creano a torto o a ragione. E noi su questo ci impegniamo come abbiamo sempre fatto, e se in questi 20 anni siamo riusciti a non avere mai nessun tipo di problema, credo che questo è frutto anche del nostro impegno, della nostra serietà. E come dicevo prima, in Unirlecco ci sono presenti tutte le associazioni di categoria, insieme a provincia, a comune capoluogo, a camera di commercio, cioè c'è tutto il mondo dell'impresa, dell'associazionismo, e questo credo che sia una garanzia fondamentale. Grazie Mario, a te la parola. Buon pomeriggio a tutti e soprattutto un saluto particolare lo porto a nome mio e del Presidente Maroni, anche a tutte le autorità civili qui presenti, ai colleghi anche politici qui, ma soprattutto un saluto a tutti voi, a voi che siete gli attori principali di quella grande macchina, di quel gran motore, anzi, che è il tessuto produttivo, il tessuto soprattutto di ricerca di Regione Lombardia. E qui un grazie particolare perché, vedete, l'abbiamo sentito dal professor Nicolais, l'abbiamo sentito dal nostro magnifico rettore, bellissimi percorsi, ma i percorsi si riescono a fare se, e si riescono ad aggiungere degli obiettivi particolari, se ci sono le persone che permettono di fare tutto questo, ma soprattutto persone che guidano il percorso e che si fanno carico anche di accompagnare nel percorso. E qui non perché al mio fianco il Presidente Valassi, ma soprattutto col suo modo di fare, che a volte può sembrare un pochettino irruento, ma la sua tenacia, la sua determinazione, ma permettetemi anche la sua competenza e professionalità, perché ci vuole anche competenza e professionalità, ha permesso di raggiungere degli obiettivi. Quindi veramente nella sua duplice veste, perché qui è sia come presidente di Unirlecco, ma anche presidente, diciamo, della Camera di Commercio, quindi questo duplice ruolo anche estremamente importante, istituzionale, veramente hanno permesso di raggiungere e mi auguro sempre più di continuare su questo percorso. Un'ultima cosa dico, perché sennò dopo si monta troppo la testa. La guida è fondamentale, il leader è fondamentale, ma il leader è fondamentale nel momento in cui si circonda di collaboratori e fa crescere collaboratori che permetteranno poi a questo percorso di continuare, indipendentemente dalle persone. È una cosa che il Presidente Valassi sta facendo e questo è un altro punto a suo favore estremamente importante. Ma veniamo a noi. Ma io oggi arrivando qua, vi confesso, sono pentito di non essere venuto prima a visitare questo insediamento, perché mi ha veramente colpito, a parte la vita, cioè, c'è una grande dinamicità, tenendo presente che è un venerdì pomeriggio, quindi mi immagino nelle altre giornate e nelle altre ore della giornata. Ma soprattutto veramente questa luce brillante, una luce brillante che è espressione di una grande motivazione. E con la gran fortuna che mi ritrovo, cioè di avere fra le mie deleghe la ricerca, che forse nel mio piccolo è qualcosa che ci capisco un po' di più rispetto ad altre cose di cui mi devo occupare, la convinzione, anzi oserei dire la certezza, che non c'è crescita, non c'è rilancio se non c'è ricerca e soprattutto se non c'è quel credere nella ricerca, investire nella ricerca e quindi nell'innovazione a 360 gradi. E Regione Lombardia ci crede,
perché sì, tutto quanto è stato fatto, come veniva ricordato più volte anche dal prefetto prima, anche dal presidente Valassi, la Regione Lombardia ha giocato un ruolo importante in tutto questo. Però ha giocato un ruolo importante perché, permettetemi di dire anche questo, perché è espressione anche di una buona politica. E come è citato il territorio lecchese, dell'Ecco, con tutto il suo territorio, come modello e come esempio anche di praticità nel portare avanti progetti sperimentali, in caso specifico anche con Univer Lecco, mi permetto di dire che il territorio di Lecco è anche espressione di una buona politica, cioè perché tutto ciò va indipendentemente dalle appartenenze, questo è proprio espressione di una buona politica. E questo fa veramente onore in un momento come questo in cui ci troviamo, in cui chi fa politica la fa solo e esclusivamente per il perseguimento del bene comune, ma soprattutto per una ricaduta positiva rispetto alla rappresentanza che hanno su quel territorio. E questa è veramente una cosa che io, che giro un pochettino nel territorio lombardo, in tutto diciamo, però effettivamente l'ho proprio respirato venendo Lecco, ed è una delle cose che ho detto la prima volta che sono uscito, che sono venuto qua a Lecco. Ho detto queste cose sia dal punto di vista politico, ma soprattutto anche dal punto di vista molto più pragmatico e concreto, come Lecco l'ho definito una palestra. Cioè, questo eravamo in Camera di Commercio, mi sembra, quando siamo venuti, e ho detto: Lecco è veramente una palestra, ma una palestra in cui allenarsi, in cui provare, percorrere dei progetti sperimentali, credere e investire, però non devono rimanere progetti, dopo bisogna avere la forza di trasformarli in percorsi a sistema. Il Presidente prima citava, io non la chiamo più legge sulla competitività perché era nata come la proposta di modifica della legge 1 sulla competitività del 2007, ma io l'ho voluta proprio modificare nei principi perché chiaramente non ho le competenze sufficienti, però almeno buon senso di circondarmi di persone che hanno dei forti contenuti professionali rispetto a riempire quell'articolato, quei principi su cui io ho voluto basare la legge, cioè sulla fiducia, sulla responsabilità, sulla sussidiarietà e sull'innovazione soprattutto. L'ho voluta chiamare Impresa Lombardia, con un duplice senso, proprio impresa, la Lombardia è un'impresa, ma soprattutto la Lombardia è per le imprese. Per la dignità di impresa, per la libertà di lavoro e per la competitività. Quanto diceva il nostro professor Azzone rispetto a quei dati che ci devono non mettere paura, ci devono po farci porre delle domande rispetto alla percentuale di disoccupazione che abbiamo, soprattutto sui giovani, che si avvicina in alcune situazioni fino al 46%. Ma abbiamo fatto o stiamo facendo il percorso corretto, esatto, e abbiamo e dotiamo il nostro tessuto di quegli strumenti per permettere che quella percentuale si possa abbassare? Crediamo realmente nei giovani o continuiamo a dirlo semplicemente solo parole che poi non trasformiamo in fatti, in azioni concrete? Ecco, noi vorremmo fare qualcosa di più e progettualità tipo queste sono fondamentali. Prima citavo, il professor Nicolais citava alcune cose rispetto al ruolo dei ricercatori e soprattutto al percorso che diventa fondamentale e che Regione Lombardia ha sposato sin dall'inizio del ruolo delle imprese, il ruolo delle istituzioni, il ruolo del mondo accademico, il ruolo del mondo dei ricercatori e quindi il mondo accademico. Noi con il tavolo dei rettori, ad esempio, che abbiamo iniziato a lavorare, proprio per costruire, soprattutto nel mondo della ricerca, questo percorso virtuoso, coinvolgente, proprio virtuoso, non virtuale, coinvolgente l'istituzione, il mondo accademico, la ricerca, le imprese, ma con attori coprotagonisti. Attori coprotagonisti in maniera bidirezionale, non uno strumento per l'altro, ma uno strumento per l'altro e viceversa. E proprio nella questione del coinvolgimento ricercatore,
mondo accademico, quindi anche non solo imprese, io vorrei riportare un esempio che dovremmo cercare di vedere come fare per traslarlo, e penso che anche questo potrebbe essere un iverleco, e questa research sull'eco potrebbe essere anche la palestra adatta. Quello che hanno fatto, ad esempio, un mondo a me un pochino più vicino, cioè il mondo biomedico, delle biotecnologie, NIH, negli Stati Uniti, che ha coinvolto e coinvolge sempre di più il mondo delle imprese, nel caso specifico delle industrie farmaceutiche o delle industrie biotecnologiche, andando a identificare dei campi di azione, di ricerca. Per esempio, hanno preso 4 campi sull'Alzheimer, il diabete, sull'ES, sull'artrite reumatoide, per agire non tanto sull'identificazione di molecole nuove o di device particolari, ma proprio sulla ricerca dei vari, con un occhio, un approccio verso la ricerca applicata, facendo una traslazione di ricercatori. Cioè, i ricercatori dall'impresa andavano nel mondo, nell'NIH, e viceversa, in maniera sinergica, ma che si può sviluppare in quello che è poi, quello che è stato citato prima anche sul mondo della competitività, una competitività sinergica. E questo è un po' anche la sfida futura che potremmo andare a vagliare, e questo è tutto quanto. Però ci sono bisogno anche di risorse, l'abbiamo sentito prima, bisogno di risorse. Noi in Regione Lombardia investiamo circa l'1% del prodotto interno lordo, vorremmo arrivare al 3% alla fine di questa decima legislatura, ed è possibile, cioè vuol dire da 4 miliardi andare ad arrivare a 10 miliardi circa, ma la cosa sulla quale io mi sto impegnando, e c'è tutto l'impegno anche del Presidente Maroni, è andare a creare un fondo regionale per la ricerca. Questo è importante, soprattutto un fondo regionale per la ricerca, cercando di andare ad allocare risorse, chiaramente secondo sempre un merito, un percorso meritocratico, ma cercando di essere agenti facilitatori. Quello che diceva prima il rettore era fondamentale, cioè sicuramente nei paesi un po' più scuri c'è un carico fiscale inferiore, un costo del lavoro inferiore, magari qualche agente. Ma la qualità, ma non solo dal punto di vista ambientale, ma la qualità dal punto di vista della conoscenza, della professionalità, è fondamentale. Un qualcosa su cui noi dobbiamo impegnarci di più è quella attrattività, non solo nel formare, anche attrarre studenti esteri che si vengono e si formano da noi con le competenze magnifiche dei nostri docenti, dei nostri anche ricercatori in maniera molto più pratica, ma dobbiamo avere anche la capacità di riattrarre ricercatori, docenti anche dall'estero, farli arrivare da noi. Questo è importante, noi ci stiamo lavorando anche su questo a livello regionale, perché occorre allocare delle risorse specifiche. E infine, ultimo, ma non ultimo, dobbiamo pensare anche il mondo della ricerca come un mondo aziendale. Nell'azienda, per crescere, è necessario, cioè la tecnologia va di pari passo con modifiche di strumenti piuttosto che apparecchiature, eccetera. E l'azienda ha a disposizione, grazie anche a dei fondi sia regionali ma anche statali, delle risorse. Per fare ricerca occorre tecnologia, alta tecnologia. A volte nelle risorse che vengono allocate tanti bandi specifici, la tecnologia, lo strumento non viene a volte molto codificato. Ecco, forse bisogna identificare anche un percorso specifico per allocare delle risorse per strumenti che devono essere utilizzati nel percorso della ricerca, una cosa sulla quale si può anche... da buon imprenditore. No. Fa sì che tutti i ricercatori che oggi sono nostri ospiti chiederanno di venire a lei. Ecco, sul quale bisogna lavorare, però è estremamente... bisogna essere concreti, pragmatici e concreti.
cioè non bisogna solo dire, bisogna anche fare, questo è un po' quello che stiamo cercando di fare in Regione Lombardia. Concludo, ha citato prima il Presidente Valassi la collaborazione con le fondazioni, con Fondazione Carico quello che ha potuto fare. Regione Lombardia stiamo lavorando molto bene, grazie anche a un qualcosa che circa due anni fa circa abbiamo stilato rispetto a questi progetti. Io stamane proprio in giunta ho portato proprio la continuazione di questa progettualità in cui c'è stata una ricaduta anche per il territorio dell'Elenco. E questo è importante perché questa grande sinergia, questa attrattività, ma sinergia tra pubblico e privato per gli investimenti nella ricerca è fondamentale. E infine, ultimo ma non ultimo, non dimentichiamoci i cluster. I cluster sono uno strumento indispensabile e fondamentale. Ecco, fa un po' da capofila su tutta una serie di cose, soprattutto anche sulle scienze per la vita, ma quello che ci tenevo a dire, poi mi taccio assolutamente, è che proprio la settimana scorsa noi abbiamo fatto uscire proprio il decreto sui cluster tecnologici lombardi, in cui ci sarà la possibilità di applicare sino a luglio, giusto Armando, fino alla metà di luglio circa. Ecco, una cosa che forse Regione Lombardia deve fare di più, potrebbe fare ancora di più, è portare alla conoscenza di tutti quegli strumenti che possono essere messi a disposizione per i ricercatori e per chi fa ricerca. Infine un grazie particolare, mi dispiace che il Presidente Nicolai giustamente se ne è dovuto andare, ma per questa grande collaborazione che noi abbiamo come Regione Lombardia col CNR. Ecco, questo è un altro esempio di virtuoso, come anche due istituzioni pubbliche, diciamo pubbliche, possono collaborare proprio per raggiungere un obiettivo comune che è la sinergia. La sinergia, scusate se lo ripeto, ma mi riaggancio all'ultimo che ha detto il Rettore, non possiamo più permetterci di duplicare, di fare tutti un pezzettino per arrivare. Quindi il concetto di piattaforme tecnologiche, quindi mettere a patrimonio comune ciò che uno fa e fa bene, essere utilizzato da un altro, ma soprattutto scelte nei percorsi e nei corridoi di ricerca. Questa è una cosa molto importante, perché sì, continuiamo a dire che Horizon 2020, Cosmic, Horizon 2020 abbiamo quasi 80 miliardi eccetera, ma bisogna portarli a casa e bisogna competere anche con le altre regioni europee, quindi le professionalità e il know-how ce l'abbiamo, però cerchiamo di mettere a patrimonio comune il tutto, mettere in rete, creare sinergie e di conseguenza l'obiettivo lo raggiungiamo. Oggi è una giornata veramente di festa, io sono veramente stupito di trovare così tante persone, veramente mi fa molto piacere, faccio i complimenti a voi tutti, faccio i complimenti anche al Rettore Azzone perché ha creduto in questo percorso e ci crede. Veramente noi abbiamo anche la fortuna in Regione Lombardia che abbiamo tante belle università, 13 università, ma abbiamo anche tanti bei rettori e una rettore. Bei rettori e una bella rettore, ma nel senso generale, sono tutti belli, ecco, non mettetevi in difficoltà, se no dopo faccio delle cose. Soprattutto che sono giovani, ecco, che sono giovani. Ecco, questa è la cosa importante, non che quelli meno giovani anagraficamente non siano giovani dentro, hanno delle grandissime capacità, però giovani proprio nella cultura, nella crescita, nel voler fare, nel voler vedere e raggiungere tutti insieme degli obiettivi comuni. Noi dobbiamo solo sfruttare queste cose, scusate il verbo, io sono sicuro che ce la faremo, quel percorso, imprese, sottolineo, istituzione, mondo accademico, ricerca è fondamentale per rilanciare, dare benessere, dare soprattutto futuro ai nostri giovani. Grazie. Credo che ognuno di noi abbia il desiderio di ringraziare il professor Nicolais, il professor Azzone e l'assessore Melazzini perché hanno voluto interpretare con le loro parole quello che noi ci volevamo sentire dire. Meglio di quello che hanno detto loro neanche era impossibile sentirci dire. Io approfitto nel portare anch'io il saluto alla professoressa Cristina Messa che oggi è qui non solo nella sua veste direttore della Bicocca, ormai non più nuovissimo, ma nuovissimo perché qualche mese Cristina che ed è anche mio vicepresidente al CNR, quindi
il presidente se n'è dovuto andare, il vicepresidente è arrivato. Quindi nel salutare te, permettimi, perché ho sempre un rispetto istituzionale nei confronti dei rettori, perché penso sempre a me, dico, se quando non sei più nessuno non ti cago più nessuno, dico, mi dispiacerebbe, per dire la verità. Oggi con noi c'è anche un rettore di un'università importante che è stata Carlo Secchi, alzati Carlo, rettore da Bocconi, che non è da annoverare fra i giovanissimi rettori, ma rispetto a me ha sempre 10 anni meno, quindi è un ragazzino. In questo luogo, le chiese, lo dico all'assessore Melazzini, io ho vinto la sfida con gli accompagnatori del presidente Ciampi, che veniva in visita a Lecco, e quando mi chiesero di organizzare un certo tavolo dell'economia in prefettura, io dissi che con le associazioni ci sarebbero stati anche 4 rettori. Allora mi ricordo c'era Levi che mi guardò e mi disse: ma mi hanno detto che lei è un po' megalomane, ma come fa Lecco ad avere 4 rettori? E dico, scusi, c'è il professor Baglio, c'è il professor De Maio, che in questo momento è rettore della Luce, c'è il professor Casparetto, che era il prorettore qui, e c'è il professor Secchi, che era il rettore da Bocconi. Dopodiché, a quel tavolo si sono seduti tutti i 4 rettori e noi abbiamo incontrato anche il Presidente della Repubblica. Quindi le sfide non ci spaventano. E io vi chiederei la cortesia di lasciarmi chiedere di portare un saluto sintetico. A me hanno spiegato che essere sintetico vuol dire essere intelligenti. Mi ha detto un professore del Politecnico, quando mi aveva conosciuto, che era Marco Somalvico, mi disse: Vico, ma sai che tu sei di un'intelligenza sintetica. Io sono andato a casa rattristato, perché credevo che ho detto possiamo dire che ho poco cervello, non so. Invece nella sua affermazione voleva dire che insomma ero a tosto, ecco. E chiederei al sindaco di Lecco, Virginia Brivio, di portarci un saluto, e poi all'assessore Bezzi, perché comune e provincia non devono mancare questi complimenti che vengono fatti al sistema, sono rivolti a tutti voi, noi, tutti quanti, a tutti i collaboratori. Virginio, prego.